sono stato con la cooperativa Babel per qualche tempo, ho fatto la scuola, ho avuto la terza media, ho fatto meccanico, ho avuto anche il mio come certificato per lavoro, sai. Poi dopo, senza documenti, non mi hanno lasciato i documenti, così non posso continuare a fare quel lavoro. Sto lì a vivere con gente, perché non c'è più posto di dormire, per quello sono venuto qui per qualche settimana. E ho incontrato, un amico mi ha detto di venire lì a spiegare il mio problema. Okay. E loro mi hanno ascoltato un po' per arrivare. E come erano le condizioni? Come dormivate? In quanti eravate? Lì? Io da quando sono venuto lì sono con un amico, ma la stanza non è per lui, è per un altro, così non posso stare con lui. Ho fatto anche io una piccola zona dove metto il letto e dormo. Solo dormire e mattina alza e va a cercare qualcosa per... Because where we are, they said it's not good. So I believe where we are going, it should be better than this. That's my problem. So I thank the Italian government for them to give us a place to stay. It's not easy due to the stress and all, because that place is fucking. Da quant'è che stavi qua in queste palazzine? Due mesi fa. Sei arrivato due mesi fa? Sì. E dove dormivi? Dormire sotto. Nelle cantine? Sì. Avevi un letto? Sì, tutti. Faceva caldo? Sì, adesso fa freddo. People, they are here, they don't have document. Because last time at the meeting, we was talking about the document thing. People are fighting because the document is very important. Here in Europe, when you don't have document, you can move. Where do you sleep inside? No, inside I was sleeping in one carpenter room, boy. Me, I don't belong here, boy. I have only 2 weeks here in this Lungotto. I'm from Alba. Cioè che